Una bellissima cerimonia questa mattina a Zegna per i 150 anni della società agricola operaia. Sì, guarda, veramente sono commosso perché non mi aspettavo un'accoglienza del genere. Per di più abbiamo riconosciuto i presidenti che si sono succeduti prima di me e puntualmente è arrivata anche a me l'attestato che mi ha fatto veramente piacere, anche probabilmente non me lo meritavo perché sono ancora in carica, non è che ho... va bene, comunque grazie. Una bella cerimonia in cui è stata scoperta una targa in memoria dei fondatori. Sì, certamente. Abbiamo scoperto al Tribunale di Ivrea dove quando hanno fondato la società e abbiamo preso i nominativi e abbiamo fatto questa targa che sia di lì a perenne ricordo di quelli che ci hanno preceduti e che hanno avuto la grossa idea e ci hanno permesso di essere oggi società di mutuo soccorso e noi cercheremo di onorare il loro attestato. Grazie. Un aspetto importante che è stato sottolineato è quello della socialità e della mutualità tra società di mutuo soccorso. Certo, è molto importante perché di fatto anche come coordinamento regionale stiamo cercando, anche con l'aiuto della FIMIP, che avevamo qui un autorevole rappresentante, perché con la legge del terzo settore abbiamo degli spazi nuovi di mutualità, perché anche con la convenzione fatta tra ANCI Piemonte e Fondazione Mutuo Soccorso, noi stiamo facendo una convenzione col Comune di Ozegna, lo sportello di mutualità che apriremo qui nella nostra società sarà aperto a tutta la popolazione e non solo ai soci come era in passato. La legge del terzo settore ci dà le nuove opportunità, cerchiamo di sfruttarle fino in fondo per il bene di tutti.